benvenuti. Siamo molto contenti di poter dare avvio anche quest'anno alla Storia in Piazza. Mi sembrava molto bello che in una manifestazione che è dedicata ai popoli in movimento si ponesse l'accento sul fatto che i popoli sono comunque fatti di tanti individui, e quindi questa storia, la storia raccontata appunto dallo spettacolo, è dedicata ad un individuo. Ciò che succede oggi sui giornali, ma in genere anche spesso su internet, è che si racconta la storia di una specie di massa, che è una specie di magma incandescente, no? Che preme contro i nostri confini. Non è un magma, sono singole vite, sono singole persone. Finché non impareremo a vedere dentro quel magma la singola vita, continueremo a percepire una dimensione scorretta del fenomeno. Io via da Nava non sarei mai voluto andare. Il mio paese era fatto benissimo. Non era un paese tecnologico, certo, non c'era la corrente elettrica. Noi per fare la luce usavamo le lampade a petrolio, ma c'era la frutta. Io vedevo la frutta che cresceva sugli alberi, i fiori, a poco si trasformavano davanti ai miei occhi e diventavano frutta. È la storia di Inayatollah Akbari, un ragazzo afghano che scappa quando ha 10 anni dall'Afghanistan, sua mamma lo abbandona in Pakistan per salvargli la vita, in pratica lui impiega 5 anni per raggiungere l'Italia. Certo, anche qui i fiori diventano frutta, ma qui non si vede, no? E le stelle, tantissime. Mi ricordo che certe notti, per risparmiare... Sono proprio innamorato, non tanto della storia, che è simile a mille altre storie, ma del suo modo di raccontarla. Ecco, anche se tua madre dice tutte queste cose e poi comincia a guardare in direzione della finestra e si mette a parlare di sogni come la luna alla cui luce è possibile mangiare la sera e di desideri, perché un desiderio bisogna sempre averlo davanti agli occhi come un asino una carota, perché è nel tentativo di soddisfare i nostri desideri che troviamo la forza di rialzarci, e che se un desiderio è Nayat, qualunque sia, lo si tiene in alta una spanna dalla fronte, e allora di vivere varrà sempre la pena. Tua madre dice tutte queste cose con una voce calda e strana che ti riscalda le mani come la brace e riempie il silenzio di parole.